È stata promossa questa mattina all'ospedale Sant'Anna una campagna estremamente importante che riguarda la donazione dell'osso. Di cosa si tratta nello specifico? Ma nello specifico diciamo che il cuore di questa campagna sta nel promuovere l'informazione presso coloro che devono sottoporsi a un intervento di protesi d'anca, che è una delle nostre attività principali come unità operativa, e promuovere l'informativa in modo tale che loro siano pronti a donare quella parte del femore, che è la testa sostanzialmente, che viene rimossa per poter introdurre la protesi che sostituisce l'articolazione. Ora, questo è importante perché questo segmento scheletrico, una volta che viene prelevato secondo dei criteri di assoluta sterilità, viene inviato alla banca dell'osso di riferimento, che è quella del Gaetano Pini di Milano, dove viene processato, e in questo modo viene garantito che questo osso non abbia la possibilità di veicolare per esempio delle malattie virali, sia assolutamente sterile, non sia patologico, e quindi possa essere trasferito in un altro paziente il quale ne ha necessità. I pazienti che ne hanno necessità sono sostanzialmente coloro i quali per il fatto che nel tempo una loro protesi si è mobilizzata, perché hanno subito un grave incidente che ha portato dei difetti, necessitano che questi difetti vengano colmati. E quindi questo osso viene utilizzato per colmare i difetti e per impiantare dei nuovi materiali su un osso più stabile meccanicamente, anche che abbia il potere di rigenerarsi nel tempo. Ecco, quando chiedete al paziente il permesso, diciamo, di donare quest'osso, qual è la risposta? Cosa vi sentite rispondere? Anche perché sembrerebbe quasi assurdo un osso che verrebbe cestinato e invece... Sì, è vero, verrebbe cestinato, però c'è anche da parte del paziente qualche resistenza, perché sembra di dover condividere una parte di se stesso con qualcun altro, quindi le cose vanno un pochino spiegate. E poi questo trasferimento non è completamente automatico, nel senso che comunque l'osso deve essere processato e deve essere garantito che sia il donatore che l'osso siano di una qualità che permette di risolvere il problema dell'altro paziente. Per cui c'è anche una piccola indagine, diciamo, sugli aspetti del comportamento durante la vita, che possono in qualche modo aver avvicinato il paziente donatore a delle situazioni che possono aver reso pericoloso la donazione di questo osso, per esempio perché si è subito durante la vita una malattia di virale, per esempio, e quindi questo osso può contenere questi virus e non può essere utilizzato. Quindi anche il fatto che poi qualche volta si debba dire va bene, lei ha accettato, però che il suo osso non serve a niente, è una situazione che in qualche modo va gestita, insomma. Quante donazioni servirebbero in un anno? Ma ci sono dei dati che sono dei dati prima di tutto non attualissimi, però stando alle richieste che anche la nostra unità operativa ha, si può dire che in una regione piuttosto numerosa, insomma popolosa, si possono attestare le necessità sulle 300-400 per milione di abitanti. Quindi, che so, in Lombardia 4.000 donazioni necessarie. Dicevamo che in Lombardia c'è un'unica banca dell'osso, a Milano, sì, al Milano, Gaetano Pini, e questa funge un po' da banca per tutti gli ospedali. Naturalmente funge da banca per ogni situazione, quindi per questo tipo di prelievo che viene inviato, processato, garantito, restituito, non necessariamente alla stessa unità operativa, ma comunque ce ne sia necessità, però si deve occupare anche di tutti gli altri trapianti e i valori, tra l'altro, che davo io erano relativi alla sola ortopedia, perché poi naturalmente i trapianti sono di tutti i generi, si usano in oncologia, in chirurgia vertebrale, nella maxillofacciale, in odontoiatria. E quindi si devono poi poter acquisire tendini, muscoli, segmenti interi, e quindi anche trapianti provenienti da cadavere, non dal donatore vivente. Quindi la banca processa tutto questo e si occupa anche, per esempio, degli espianti del tessuto muscolo-scheletrico nei pazienti che sono morti in sostanza.
Abbiamo parlato del donatore e per quanto riguarda il ricevente, anche a questo paziente viene comunicato la possibilità di usare un osso. Sì, ovviamente il donatore non ha traccia perché non viene in nessun modo condiviso con il paziente che ospita il prelievo, però nel consenso informato si deve descrivere innanzitutto qual è la patologia, qual è l'entità del difetto, qual è la strategia per colmare questo difetto e ottenere comunque un ritorno alla funzione almeno accettabile, e in questo percorso, accanto alla necessità di mettere una protesi, di mettere una vite, di usare gli antibiotici, sarà necessario anche condividere col paziente la possibilità di utilizzare dell'osso di banca. Che comunque, come dicevamo, ha un'efficacia estremamente importante. L'efficacia è seconda solo all'osso autologo, cioè all'osso prelevato dallo stesso paziente, perché l'osso autologo ha anche la capacità di rigenerarsi, anche se non totalmente, mentre invece l'osso di banca ha la possibilità di condurre, veicolare questa rigenerazione dalle cellule che stanno intorno e poi da servire da struttura all'osso nuovo.